Video news di sabato 11 marzo, i titoli. I carabinieri di Fermo risolvono il caso del furto ai danni della Caritas di Montegranaro. Sabato 1 aprile, dopo 3 anni di fermo, torna in Contrada Bura a Tolentino la sacra rappresentazione popolare della Passione di Cristo. Ciao amore ciao, in scena al Teatro Feronia di San Severino Marche, la storia di Luigi Tenco. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news. I carabinieri della Compagnia Fermana, a seguito del noto furto perpetrato ai danni della Caritas di Montegranaro verso la fine dello scorso mese di febbraio, hanno intensificato l'attività investigativa riuscendo ad individuare il probabile autore. Nell'abitazione del sospettato, un immigrato clandestino originario del Marocco di circa 45 anni, pregiudicato per reati inerenti allo spaccio di stupefacenti, reati predatori e contro la persona, abitazione occupata abusivamente, i militari si sono trovati di fronte a diverse scatole occultate negli arredi della camera da letto, contenenti i prodotti trafugati dalla Caritas, i cui volontari in passato avevano dato supporto al presunto autore e alla sua famiglia. Nella disponibilità del sospettato è stata trovata anche la chiave di un secondo appartamento gestito dall'Istituto Vendite Giudiziarie del Tribunale di Fermo, all'interno del quale venivano rinvenute altre scatole con il resto dei beni trafugati. Verosimilmente la merce rubata era destinata alla rivendita da parte del pregiudicato, che è stato accompagnato presso l'Ufficio Immigrazione della Questura per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale. Il buon esito dell'operazione dimostra ancora una volta l'importanza della collaborazione tra comunità locale e forze dell'ordine nell'ottica di un efficace ed efficiente approccio di sicurezza partecipata. Ogni minimo indizio o notizia, seppur apparentemente banale o insignificante, messo a sistema può risultare determinante nella risoluzione di un caso afferente alla sicurezza. Cambiamo ora argomento. Una tappa della Tirreno Adriatico entusiasmante, quella di ieri, dove tutto è filato liscio anche grazie alla macchina organizzativa messa in campo dal comune di Sarnano, che per alcune ore è diventata capitale mondiale del ciclismo. Sia a livello sportivo, lo sloveno Primoz Roglic si è imposto sul traguardo di Fonte Lardina, sconfiggendo avversari e un meteo davvero proibitivo. Per quanto riguarda l'organizzazione, il comune sarnanese non ha lasciato nulla al caso, tanto che il sindaco Luca Piergentili ha voluto ringraziare pubblicamente al termine della manifestazione tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della kermesse. Ad Ascoli Piceno si è tenuto un nuovo incontro per definire i fabbisogni formativi aziendali finanziabili dalla nuova programmazione comunitaria e dal PNRR. Scopriamo quindi di più nel servizio che vi proponiamo. Ad Ascoli Piceno si è risperato un clima di partecipazione all'iniziativa promossa dalla Giunta regionale per definire i fabbisogni formativi aziendali finanziabili dalla nuova programmazione comunitaria e dal PNRR. Dopo le precedenti tappe che hanno toccato Fano, Ancona, Fermo, Pesaro, Civitanova Marche, il percorso di ascolto ha coinvolto la città di Ascoli per concludersi il prossimo 23 marzo a San Benedetto del Tronto. Il format ha visto il confronto dell'associazionismo produttivo, sociale ed economico del territorio con l'assessore al lavoro Stefano Aguzzi e i funzionari regionali che gestiranno la nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo e del programma GOL, Garanzia Occupabilità dei Lavoratori del PNRR. Oggi è l'incontro qui ad Ascoli Piceno per quel che riguarda la provincia di Ascoli, appunto, un po' conclusivo di un giro che abbiamo fatto in tutta la Regione Marche, in tutte le province della Regione Marche, come assessorato al lavoro ovviamente con i miei dirigenti dell'assessorato al lavoro, per incontrare tutti i cosiddetti portatori di interesse per quel che riguarda le attività legate all'inserimento lavorativo, ai corsi di formazione eccetera. Perché tutto questo? Perché noi siamo all'inizio della programmazione, della messa in campo delle attività legate ai fondi europei per il prossimo settennato, per i prossimi 7 anni. Ci sono abbastanza fondi a disposizione messi tra PNRR e fondi europei. Noi dobbiamo far di tutto perché si possa sempre meglio trovare, diciamo così, il punto d'incontro tra le esigenze delle imprese,
quindi l'esigenza di avere delle figure adatte ad essere inserite nel mondo del lavoro all'interno delle imprese e le persone che sono in cerca di lavoro, giovani o meno giovani. Perché occorre trovare questo punto di incontro? Perché troppo spesso le imprese hanno bisogno di personale e tante persone hanno bisogno di trovare lavoro, ma non hanno le competenze adatte per quel tipo di attività che le imprese ricercano. Allora noi facciamo questo giro di ascolto con tutte le associazioni di categoria, il mondo imprenditoriale, il mondo sindacale, un po' tutto l'associazionismo diffuso sui territori, per cercare di carpire e capire al meglio quelle che sono nei vari territori, con le varie specificità da una provincia all'altra, che spesso sono anche differenti, le esigenze che il mondo dell'impresa ha nel dover, diciamo così, cercare determinate figure, che tipo di professionalità occorre mettere in campo. E noi quindi successivamente faremo di tutto per incanalare dei corsi di formazione come Regione Marche ed appunto predisporre e formare le persone in cerca di lavoro perché siano adatte ad essere inserite secondo le esigenze delle imprese. Un tempo un ragazzo o una persona andava in una fabbrica, in un'impresa, diceva io vado a fare l'operaio. Poi arrivava all'interno dell'impresa e imparava lì nel giro magari di poco tempo. Oggi il mondo del lavoro è molto cambiato, quindi anche il cosiddetto, tra virgolette, operaio, cioè di base, ha bisogno di una predisposizione in qualche modo tecnica, perché oggi il mondo della digitalizzazione è molto molto avanzato, quindi anche chi lavora all'interno della stessa impresa da 20 anni oggi ha bisogno di essere formato per le nuove tecniche, quindi serve spesso, non sempre, non solo, ma spesso una preparazione minima tecnica di approccio per poter lavorare determinati macchinari, ma non più in maniera manuale come avveniva magari fino a qualche anno fa, ma in maniera oggi molto più automatizzata e molto più, diciamo, avanzata nella propria predisposizione. Quindi dei tecnici, delle persone che abbiano una qualche qualifica e preparazione e predisposizione tecnica. È entrato nel vivo il nuovo progetto di educazione alla sostenibilità Scuole Viaggianti, promosso da Estra e rivolto a più di 40.000 studenti delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado di ben 5 regioni: Abruzzo, Marche, Molise, Toscana ed Umbria. Proprio in queste settimane si stanno svolgendo gli incontri tra viaggiatori. Le classi si incontrano digitalmente per condividere in videochiamata il loro percorso, ma anche per raccontare il proprio territorio, le proprie bellezze naturalistiche, culturali e, perché no, anche i propri prodotti tipici. Prosegue anche l'intensa attività di promozione turistica delle Marche nei mercati internazionali. La regione è stata presente nelle due importanti fiere di Berlino e Monaco, che consentiranno una maggiore penetrazione sul mercato tedesco. Fino al 26 febbraio la regione, insieme all'ATIM, è stata presente alla Free Travel and Leisure Fair 2023, la più grande fiera B2C di viaggi e tempo libero della Baviera. L'altra importante tappa è stata nei giorni scorsi all'ITB di Berlino, la più grande fiera di viaggi del mondo, tornata dopo 3 anni con circa 10.000 espositori. Prossima tappa a cui la regione parteciperà il 21 aprile alla fiera di Almaty in Kazakistan, appuntamento particolarmente interessante sia per intercettare una tipologia di turismo alto splendente, sia per il ruolo che questo mercato svolge in alternativa ai flussi della Federazione Russa, ancora compromessi dalla situazione bellica. Un mercato in crescita del 33,4%, quasi un 10% in più rispetto al dato nazionale. È quanto hanno fatto registrare le Marche nei primi 9 mesi del 2022 sul fronte delle esportazioni calzaturiere e pelletteria negli USA. Dopo la fine della guerra dei dazi con l'Unione Europea e il ridimensionamento dell'export verso la Russia per la guerra in Ucraina, le imprese di settore hanno trovato uno sbocco promettente alle loro produzioni. Un mercato non facile né immediatamente affrontabile dalle nostre micro-piccole imprese, ma già di riferimento per alcune aziende marchigiane, che potrà diventarlo per altre. Almeno per le 27 che al momento hanno aderito al progetto Calzature Pelletterie USA 2023, promosso dalla Regione con l'ICE Agenzia, per supportare in quella che non sarà un'avventura ma una presenza strutturata. Tanto che l'assessore all'attività produttiva Antonini ha partecipato al primo dei 4 webinar formativi sul mercato USA con la partecipazione del direttore AIS New York Antonino Laspina.
I prossimi webinar affronteranno temi generali. Il progetto prevede inoltre azioni di comunicazione, iniziative da realizzare negli USA, compresi due eventi fieristici, incontri nelle Marche con operatori, giornalisti ed influencer. Sopralluogo dell'assessore Francesco Baldelli sui cantieri di ripristino della ferrovia subappenninica italica in località Monterosso, stazione di Sassoferrato. Scopriamo di più nelle interviste del servizio. La Regione Marche festeggia il decennale della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane con la prossima riapertura della ferrovia subappenninica italica, la linea che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola. Una fortunata coincidenza. Proprio in questi giorni sono ripartiti i lavori per il ripristino della linea ferroviaria subappennina italica che collega Ancona con Fabriano, Sassoferrato e Pergola. Una linea ferroviaria seriamente danneggiata durante l'alluvione del 15 settembre scorso. E proprio in questi giorni, 10 anni fa, nasceva Fondazione FS, un ente che valorizza l'enorme patrimonio culturale, storico, tecnico di Ferrovie Italiane. Un patrimonio che è una risorsa per tutta la nostra nazione, non solo dal punto di vista turistico, ma anche commerciale, che viene recuperato ripristinando treni e linee ferroviarie troppo spesso, troppo velocemente abbandonate. E allora il treno tornerà a sferragliare proprio quest'estate sulla linea subappennina italica, trasportando turisti, studenti, intere famiglie alla scoperta di territori delle province di Ancona e Pesaro Urbino, alla ricerca e nella visita dei musei dei nostri meravigliosi borghi e per assaggiare le eccellenze enogastronomiche di questi territori tutti da scoprire. E allora siamo orgogliosi di poter festeggiare il decennale di Fondazione Ferrovie dello Stato con la riapertura della subappennina italica, definita dal direttore ingegner Luigi Cantamessa una bella storia italiana. Perché non esiste futuro senza visione, non esiste futuro senza infrastrutture stradali e ferroviarie. Dal 26 settembre 2021, data della corsa inaugurale di riapertura, le 8 corse effettuate sono state un successo, registrando tutte il sold out, permettendo a viaggiatori, studenti e famiglie esperienze uniche con la visita ad alcuni dei borghi più belli d'Italia, tra musei, poli culturali e anche alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche. Le nuove tendenze del mondo del vino, le migliori specialità del territorio in vetrina all'Hotel Cosmopolitan di Civitanova, grazie all'evento Wine Tasting Marche 2023. Lunedì prossimo, 13 marzo, dalle ore 10, i produttori e professionisti del settore Horeca si incontreranno per una giornata all'insegna del gusto e del buon bere. Giunta alla 2ª edizione, l'evento è organizzato con la collaborazione di più rappresentanti del settore wine e spirits che hanno deciso di cooperare per creare una giornata unica nel suo genere. Gli espositori, più di 60 realtà, saranno presenti con appositi stand e per l'assistenza gli organizzatori si avvarranno della competenza dell'Istituto Alberghiero Einstein Nebbia di Loreto. Il prossimo anno il Civitanova Film Festival festeggerà la sua prima decade e, preparando l'edizione 2023, ha messo la testa già ad una 9ª edizione di portata. Più lunga in termini di programmazione, più carica di significati, più aperta alla città e alle varie forme d'arte. E con tante sorprese, ma il Civitanova Film Festival non può davvero riprendere senza un sentito ricordo di Claudio Gaetani. Da quest'anno infatti il premio miglior attore della rassegna dei corti sarà dedicato proprio a Gaetani, scomparso nel settembre scorso. Grande amico del festival, l'attore e regista civitanovese ha preso parte in più vesti alla kermesse. La prima novità è poi il ritorno anche al chiuso, al Cineteatro Cecchetti, con un rientro in sala che non lascerà da parte Civitanova Alta, luogo che ha adottato lo scorso anno il progetto, con una risposta oltre le aspettative. Il festival da giugno animerà per 4 giorni la città alta con presentazioni di libri, incontri con registi, concerti e l'imperdibile rassegna di corti che tra i vari riconoscimenti assegnerà il premio Stelvio Massi.
L'ultima parte del festival è all'Arena Estiva del Cecchetti. Qui ci si saluterà a luglio con una retrospettiva su di una star della storia del cinema. Sabato 1 aprile alle ore 21:15, dopo 3 anni di fermo causa pandemia, torna in Contradabura a Tolentino la sacra rappresentazione popolare della Passione di Cristo, organizzata come sempre dall'associazione Don Primo Minnoni e giunta alla sua 19ª edizione. Il calendario delle iniziative culturali a supporto della rappresentazione è stato presentato ieri in comune. Scopriamo quindi di più nelle interviste curate da Luca Romagnoli. Diego Aloisi, assessore al turismo della città di Tolentino, oggi presentato ufficialmente il programma delle iniziative programmate dopo la pausa dovuta alla pandemia da tutti coloro che organizzano la Passione della Bura, un appuntamento storico della città. Esatto, oggi abbiamo presentato 2 importantissimi eventi che vanno a braccetto, perché il primo, che avverrà sabato 18 marzo, è un convegno che coinvolge 4 comuni delle Marche operativi nella rappresentazione sacra delle passioni. Quindi l'associazione Don Primo Minnoni, che è l'organizzatrice della passione nella nostra città da molti anni, si riparte, si ripropone con una collaborazione, un'integrazione con tutti coloro che organizzano le passioni nella nostra regione, quindi assolutamente nella ottica di condivisione con cui questa amministrazione vuole lavorare. Siamo molto contenti di questa organizzazione. Verranno quindi qua, oltre all'assessore regionale alla cultura, e tutti i rappresentanti dei 4 comuni che ci spiegheranno e che si interfacceranno con noi sull'organizzazione delle passioni, proprio al fine di svilupparle per il futuro e quindi di farle crescere. Passione che è un'importantissima attrattiva turistica, lo ricordiamo, e passione stessa che avverrà primo aprile, quindi il primo aprile, nel caso di maltempo la domenica, quindi il giorno successivo, il 2 aprile, alla Bura, e che è l'importante evento che oggi stiamo promuovendo. Quindi 2 eventi veramente fondamentali per la città di Tolentino. Grazie a tutti coloro che li rendono reali, concreti. Ada Borgiani, regista, autrice dei testi, da sempre curatrice della Passione della Bura, si ritorna a lavorare, si stanno facendo le prove per questo evento che è particolarmente atteso. Finalmente si riparte, è particolarmente atteso anche perché avremo una piccola novità durante la nostra rappresentazione. Faremo l'ultima cena, l'episodio che da sempre era stato filmato, lo faremo dal vivo, e grazie alla partecipazione di tante persone, anche persone nuove che si stanno avvicinando e appassionando a questa manifestazione, per vivere insieme un momento intimo, un momento di intima partecipazione. Presentato ufficialmente il programma delle iniziative promosse in occasione della Passione della Bura. Eh sì, esatto, quest'anno Lucca si riprende dopo 3 anni di fermo dalla pandemia. Abbiamo deciso di riprendere perché l'evento della Sacra Rappresentazione si terrà il 1° di aprile, ma il 18 marzo ci sarà in Sala Mari alle ore 17 un altro importante evento che coinvolgerà le altre 4 realtà associative marchigiane che, come la Don Primo Minnoni, aderiscono ad Europassione per l'Italia. Insieme si confronteranno per capire come anche queste realtà possono essere veicolo non solo di un turismo artistico, ma soprattutto un turismo spirituale che possa coinvolgerle in prima persona, ma soprattutto anche valorizzare i comuni che le accolgono. Restiamo a Tolentino, dove domani, domenica 12 marzo alle ore 18 al Politeama, ci sarà lo spettacolo musicale Quando il rock è donna, con Roberta Biagiola in collaborazione con Amnesty International. Le canzoni delle donne del rock si alterneranno all'illustrazione dei progetti seguiti da Amnesty. Presenta l'iniziativa Giusy Minnozzi, sul palco inoltre anche la band Valkyria. Un viaggio quindi tra pensieri e testimonianze di donne straordinarie, accompagnato dai brani iconici delle pioniere del rock. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.
Il 27 gennaio del 1967, mentre tutta l'Europa si apprestava a vivere un grande periodo di contestazioni, a Sarnano, durante il Festival della Canzone Italiana, il cantautore Luigi Tenco veniva trovato cadavere in una stanza del lussuoso albergo Savoy. Il racconto della vita di un cantautore romantico e dannato, il suo sguardo glaciale, così vero da renderlo diverso dai colleghi dello star system e della musica, finti e patinati, rivivranno sul palco del Teatro Comunale Feronia, domani 12 marzo alle ore 17, grazie allo spettacolo di Filippo Paolasini, Ciao Amore Ciao, un'inchiesta su Luigi Tenco, per la regia degli Asini Bardasci. Lo spettacolo, proposto dai teatri di San Severino, ha un taglio cinematografico e la narrazione è unita a momenti in cui la messa in scena entra in quarta parete, rivivendo appieno le emozioni e le atmosfere di quegli anni. Con Meglio Stasera, quasi one man show, è il momento per venire ad incontrare a teatro Stefano De Martino nel suo primo sorprendente spettacolo live diretto da Riccardo Cassini, che arriva nelle Marche mercoledì 15 e giovedì 16 marzo al Teatro Ventidio Basso di Ascoli, il 17 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia e sabato 18 e domenica 19 marzo alle ore 17 al Teatro dell'Aquila di Fermo, nelle stagioni teatrali promosse dai rispettivi comuni con l'AMAT. Con quest'ultima notizia è tutto anche per questa edizione del sabato del nostro TG. Grazie come sempre per l'ascolto. Vi lasciamo con le previsioni meteo per domani, augurandovi un buon weekend. Previsioni per domenica 12 marzo. Cielo al primo mattino con residui addensamenti per nubi basse sui settori interni in graduale dissolvimento. Al mattino possibili debi fenomeni residui su settori interni meridionali, temperature in diminuzione, venti di brezza leggera lungo la fascia costiera, mare mosso con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio.